storico del calcio granata, il Philadelphia. Da una parte c'è il Torino di Federico Coppitelli, dare continuità a quella che è la scia positiva proprio alla formazione di Coppitelli. L'arbitro è Cipriani di Empoli, con gli assistenti che sono Salvalaio di Legnano e Vitali di Brescia. Si parte con il Torino subito in... vai al duello aereo. Brutta palla persa dalla Samp con Cone che se ne va, sfida tutti. Cone può andare nell'uno contro due, pallone in mezzo per la conclusione di Millico che chiude il compasso, che così fai respirare e dai l'occasione di salire, di recuperare campo. Ancora il Torino aggressivo, il Toro. Pallone che viene calciato direttamente in porta, così così. Clare secondo l'arbitro, neanche protesta Rauti. Ci siamo fermati un attimo per capire la situazione perché è sempre avvincente. Millico va con il sinistro, pallone che viene calciato direttamente in attacco con Millico. Sta crescendo tantissimo il numero 11, sguardo al centro dell'area. Va tra persone dentro e poi il colpo di testa pericolosissimo con l'inserimento di De Angelis. Che lo sa, la possibilità per Cone. Ripartenza per il Torino, l'apertura subito in una zona larga con Millico, cercano proprio l'11, si accentra Millico col destro, traversa del Torino con Vincenzo Millico, è sempre... attenzione alla possibilità anche per lui, va Cone, pensa al tiro, poi va in profondità, l'1-2 con Millico, Cone nello stretto, strappa il pallone agli avversari, dentro Millico, zona Millico! E questa volta è l'angolo giusto per Vincenzo Millico che trova la traiettoria vincente, letale, lo mette all'angolino e fa 11 in classifica cannonieri, 11 come la sua maglia, e il gol del Torino stappa il match del Philadelphia, Toro 1, Samp 0. Un gol alla Millico, lo stava quasi facendo prima, adesso quasi nella stessa posizione di interno piede in uno spazio veramente stretto, lui riesce a trovare il secondo pallo ras terra, molto difficile per il portiere perché giustamente deve andare giù. Coppitelli capisce che il momento è fondamentale, decisivo per il suo Torino, anche a livello di classifica, perché potenzialmente il Torino va lì a ridosso delle prime due posizioni. Millico è tarantolato, ancora lui, testa bassa, Millico, può andare col destro, Millico! Doppietta anche per lui, una penetrazione devastante e anche oggi fa doppietta Vincenzo Millico, la terza doppietta, gol numero 12, è un mattatore assoluto della serata, è la serata di Millico, è il 2-0 Toro. La facilità con la quale va a mettere giù il difensore sulla prima finta, pensiamo tutti che sta per calciare, va giù il difensore per intervenire, hop, se la rispinge di nuovo, se la allunga di nuovo per mettersi nelle migliori condizioni possibili, aprirsi l'angolo della porta e lì uno contro il portiere. Qui rompe il pallone a Doda, se ne va su Vapes, se ne va su Farabegoli, mette alle spalle del portiere, 12 prodezze per... è andato a mettersi tra le due linee, a farsi dare palla nella zona centrale davanti all'area di rigore e ha potuto tirare. Poi sta giocando una gara molto attenta a Canovi, attenzione Lianco era già ammonito, finisce sotto la doccia, è arrischiato tantissimo Lianco anche in precedenza, arriva il doppio giallo per il difensore brasiliano, finisce sotto la doccia, rosso per Lianco, aveva già rischiato in precedenza, esatto, con un paio di interventi al limite, altro intervento duro, già era stato ammonito, doppio giallo per lui. L'Atalanta, parte Stiepovic con il mancino, va in porta ma va anche in curva con il pallone, probabilmente su questo tentativo si chiude il match e infatti l'arbitro manda tutti sotto la doccia. Vince il Torino, terza vittoria consecutiva nel segno di un giocatore del